perché i posti, le sedie sono 200 circa, quindi. Buonasera, benvenuti a tutti. Io sono Maria Rossi, sono la preside del Polo. Con me ci sono la professoressa Polacco, che è la referente dell'Istituto Tecnico Economico. Buonasera a tutti. La professoressa Lazzati, che poi vi illustrerà le attività che svolge presso la scuola. Buonasera. E poi abbiamo dei genitori che sono rappresentanti dell'Associazione Amici della Manzoni e poi vi racconteranno che cosa fanno con noi. Benvenuti. La scuola, avete visto, è una scuola molto grande, comprende 50 classi che sono distribuite in 10 classi dell'Istituto Tecnico Economico e le restanti del liceo linguistico. Esatto. Con ovviamente percorsi di studi finalizzati ai due tipi di scuole di realtà. Anche se per entrambe ci sono tutta una serie di attività che sono comuni a tutti gli studenti del Polo, che sono attività che ci caratterizzano e di cui adesso vi parliamo. Per chi ci sta seguendo da casa è possibile fare domande scrivendo a info.opendei@lamanzoni.it. Chiedo per chi è in sala invece di annotare le domande e rispondiamo alla fine una volta che abbiamo terminato la nostra presentazione. Come dicevo, due percorsi, il liceo linguistico sicuramente molto più famoso perché ha una tradizione, una lunga tradizione, nasce alla fine dell'Ottocento, ma anche l'Istituto Tecnico Economico è una tradizione nel comune, nasce come Pacle e poi si specializza con la riforma e diventa Istituto Tecnico Economico, con sbocchi per entrambe le scuole di tipo universitario, anche se ci sono situazioni in cui i nostri studenti vanno poi direttamente nel mondo del lavoro. Sì, dico due cose io. Ovviamente le due scuole, l'abbiamo messo qui, sono due scuole diverse. Il liceo linguistico forse ha un'offerta formativa che vi è più chiara, più ovvia. È una scuola dove si studiano tre lingue straniere, dove si studiano le letterature in lingua, la filosofia. Mentre l'Istituto Tecnico Economico è una scuola che, diciamo, parte con un biennio più generalista, se volete, e poi si focalizza proprio nelle materie caratterizzanti di un Istituto Tecnico Economico specializzato poi nelle relazioni internazionali e nel marketing. Quindi immaginatevi che la scuola, diciamo, dal secondo biennio al quinto anno, ha un cuore di materie professionalizzanti e particolari del percorso di studi che sono economia aziendale, relazioni internazionali, diritto e geopolitica. Quindi, diciamo, i due percorsi sono differenti e quindi, guardando queste slide, chiaramente anche gli sbocchi universitari o eventualmente lavorativi sono un po' diversi, quindi mentre dal liceo poi le facoltà preferite sono, diciamo, umanistica, giuridico-politica, però vedete che ci sono percentuali un po' suddivise su tutti gli ambiti di studio, un pochino di più per quanto riguarda l'ITE, i nostri studenti preferiscono poi le facoltà economico-statistiche, sociali. C'è una parte dei nostri studenti che, vedete, decide di andare subito nel mercato del lavoro, questo perché l'ITE, a differenza del liceo linguistico, prepara già, dà delle competenze per entrare nel mercato del lavoro. Quindi, diciamo, i nostri diplomati hanno questa doppia scelta. Dunque, entrambi i percorsi, diciamo così, quelle che sono le distribuzioni orarie, eccetera, il quadro delle discipline, lo trovate sul sito. Che cosa ci caratterizza? Ovviamente nel caso del liceo linguistico, lo studio delle lingue, con un monte ore un pochino diverso rispetto al liceo linguistico tradizionale. Noi abbiamo inserito nell'orario curricolare alcune attività che sono normalmente di potenziamento, come ad esempio l'ora di conversazione. Noi abbiamo il conversatore madrelingua che affianca il docente di lingua e che ha un'ora nel biennio che dedica proprio a questa attività,
e abbiamo l'ora di educazione civica, che è una materia pluridisciplinare ma che viene affrontata con un'ora specifica all'interno del quadro orario, lo studio della storia dell'arte, che da noi inizia al primo anno mentre nei licei tradizionali dal terzo anno, e lo studio della terza lingua, che noi iniziamo in seconda, quindi al secondo anno, mentre i licei linguistici iniziano già dal primo anno. Sì, la differenza anche dell'ITE Manzoni rispetto all'ITE che offre il resto della città invece che si studiano tre lingue straniere dalla prima, chiaramente con un approccio un po' diverso, perché la terza lingua ha un modulo, all'inizio si studia in un modo diciamo più soft, più un approccio alla terza lingua straniera. Questo però ci permette in tutte e tre le lingue, arrivate al quinto anno, di raggiungere un buon livello. Chiaramente inglese è per tutte e due le sezioni, poi vedremo come si dividono le due sezioni dell'ITE. Qui sono proiettati gli abbinamenti linguistici, quindi le tre lingue, l'inglese per tutti, poi lo studio delle altre lingue, con la terza lingua a partire, come dicevamo, dal secondo anno. È ormai dal terzo anno che abbiamo introdotto lo studio della lingua russa, quindi abbiamo da quest'anno la classe terza. La classe di russo è quella che si divide, nasce quindi con due abbinamenti di seconda lingua, il tedesco e il russo. Sì, magari dico un attimo come invece funziona l'ITE, allora lo vedete dalla slide. Mentre il liceo ci sono 8 sezioni, quindi le lingue si mischiano molto di più, all'ITE avendo solo 2 abbiamo fatto una scelta diciamo di coerenza un pochino tra le aree geografiche in cui le lingue vengono parlate. Quindi abbiamo una sezione che noi definiamo Europa, in cui si studia inglese e poi francese e tedesco, in quanto appunto le lingue che rappresentano le due economie trainanti dell'Unione Europea, e l'altra sezione che invece noi chiamiamo mondo, in cui studiamo poi spagnolo e cinese. Le due sezioni però non sono chiaramente due mondi a sé, sono comunque sezioni che poi vanno a guardare l'economia, il diritto, le relazioni internazionali di tutto il globo. Chiaramente potete immaginarvi che studiando le lingue di alcune aree geografiche poi si vanno a fare degli approfondimenti di quei paesi dove si studia, di cui si studia la lingua. Un'altra piccola cosa che vorrei dire, magari la differenza tra studiare le lingue all'ITE e al liceo qual è? Magari ce lo possiamo chiedere. Come vi dicevo prima, io insegno una lingua in entrambe le due scuole. Chiaramente dovete immaginarvi che al linguistico c'è un approccio molto umanistico. Sicuramente quello che diceva la preside Vera, abbiamo il docente conversatore sia all'ITE che al liceo, quindi questo ci permette ai ragazzi di non solo studiare la letteratura, ma proprio mettere in pratica quello che stanno studiando con noi. All'ITE ancora di più, questo approccio pratico viene veramente sostenuto da noi docenti, quindi la letteratura non è al centro del nostro studio, ma si pensa molto di più, soprattutto dal terzo anno in poi, anche ai linguaggi settoriali, al linguaggio del business, al linguaggio del marketing, e proprio di dare delle competenze anche professionali linguistiche ai ragazzi, in modo che possano utilizzarlo poi nel mondo del lavoro o all'università. Quindi questo è un po' l'approccio tra le due scuole. Ecco, come anticipava la professoressa Polacco, la scuola è una scuola paritaria gestita dal Comune di Milano. I docenti sono reclutati attraverso, appunto, sono dipendenti del Comune di Milano, e vorrei sottolineare che si tratta di un polo, quindi i docenti insegnano sia al liceo o all'istituto tecnico, variabilmente a seconda del tipo delle materie, chiaramente a seconda delle lingue, con approcci diversi, come dicevamo, a seconda della tipologia e degli abbinamenti. Adesso magari vi presentiamo quelle che sono le attività che poi sono comuni ad entrambi i percorsi. Allora, intanto lo sportello. Allora, al termine dell'orario curricolare la scuola va dal lunedì al sabato con un orario di inizio alle ore 8 e si conclude alle 12.30, alle 13.20 o alle 14 a seconda del monte ore, che varia tra il biennio ed il triennio.
Al termine dell'orario curricolare ci sono delle ore dedicate con i docenti della classe o della materia, che sono dedicati, sportelli di recupero, a sanare eventuali lacune, difficoltà, personalizzato sul gruppo di studenti che è in quel momento in difficoltà. Poi abbiamo la modularità variabile. La modularità variabile è la scelta di alcuni moduli. Alcuni, vi dicevo, sono quelli di potenziamento, quindi l'educazione civica, la storia dell'arte, il conversatore, e poi dei moduli che sono scelti dal consiglio di classe, sulla base delle esigenze della classe, che possono essere difficoltà dell'anno precedente, magari un supplente è arrivato in ritardo o un ritardo nello svolgimento del programma, o di valorizzazione di eccellenze quando ci tratta di classi che possono accedere a particolari percorsi. Questi moduli variabili sono definiti l'anno precedente e sono inseriti anche questi in orario curricolare. L'ultima. Poi abbiamo una serie di attività, il CLIL, che è l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua, previsto dal Ministero, ed è sostanzialmente la possibilità che hanno le classi del triennio di avere delle lezioni con dei docenti che hanno competenze linguistiche ma anche una laurea in una disciplina che non è linguistica. Abbiamo un gruppo di docenti che hanno questi requisiti e stiamo offrendo CLIL, direi, in tutte le lingue che vengono insegnate. In genere sono docenti che hanno ovviamente delle competenze linguistiche tali per cui è permesso loro di fare queste lezioni, con una serie di specializzazioni e la creazione di moduli particolari dedicati all'interno delle diverse discipline. Poi abbiamo un'attività di certificazioni, attività extrascolastiche, e qui la professoressa Lazzati, che è referente dell'ufficio attività extrascolastiche, vi illustra. Abbiamo quindi sostanzialmente un gruppo di docenti che è dedicato alla realizzazione di tutti i percorsi che adesso vi illustrerà, e che sostanzialmente si occupa delle relazioni con scuole straniere, con gli enti certificatori. Grazie. Quella che vedete alle mie spalle è una slide che illustra i livelli linguistici che si possono ottenere quando si studiano appunto le lingue da stranieri, da non nativi di una lingua. Probabilmente già alcuni di voi hanno avuto esperienze di certificazioni magari per la lingua inglese alla scuola media, magari qualcuno si sta preparando. Quello che succede da noi è che, se voi vedete nella scala alta, i livelli più alti, che sono B2 e C1, sono i livelli che sono raggiunti sostanzialmente in tutte le lingue il B2, sia per liceo e ITE, e li vedete differenziati in colore blu e rosso. Quello che ci terrei a sottolineare è che al liceo il livello C1 è raggiunto nelle lingue principali, quindi inglese, tedesco, francese e spagnolo. Cosa significa che è raggiunto? Vuol dire che nell'orario curricolare i docenti, di concerto con i conversatori madrelingua, preparano gli studenti per affrontare queste certificazioni a tempo debito, diciamo tra il quarto e il quinto anno. E questo è il modo per rendere oggettiva la competenza linguistica, quindi non si dice più solo so parlare o sono bravo, ma c'è questa certificazione che poi è spendibile sia nel mondo del lavoro, ma anche molto alle università, sia italiane che estere. Quindi la particolarità è una preparazione in orario curricolare. Noi facciamo anche, nell'anno sono previsti, li chiamiamo mock test, delle simulazioni di queste certificazioni, così che gli studenti, prima poi di affrontare l'esame vero e proprio, siano anche, come dire, più solidi, emotivamente anche preparati per affrontare la prova. Diceva giustamente la preside, l'ufficio attività extrascolastiche ha da anni oramai dei contatti con gli enti certificatori, quindi noi possiamo iscrivere gruppi di ragazzi per le lingue inglese, francese e tedesco,
E questo così aiuta anche gli studenti che affrontano questi esami un po' tutti insieme in alcune date selezionate e quindi e anche con un minimo vantaggio economico nel fare questa cosa attraverso la scuola. Sì, magari aggiungo due cose. Vedrete ovviamente dalla slide che i livelli tra ITE e liceo sono un po' diversi. Immagino che possiate capire da soli che ovviamente all'ITE le lingue si studiano con attenzione, ma nel triennio non sono proprio il fuoco della scuola, quindi il focus si sposta sulle materie più caratterizzanti, quindi economia, relazioni internazionali, diritto. Quello che noi proviamo a fare è appunto comunque seguire i ragazzi nella preparazione delle certificazioni o in più proporre un potenziamento. Cosa vuol dire un potenziamento? Un corso che viene erogato gratuitamente dalla scuola per i ragazzi che vogliono sostenere le certificazioni e magari non riusciamo, proprio perché i moduli dedicati all'insegnamento delle lingue è inferiore all'ITE, aiutarli nel, diciamo, nella fascia oraria subito successiva a preparare le certificazioni, soprattutto per quanto riguarda inglese e tedesco. Ecco, ci tenevo magari a precisare, quando vi parlavo di questo livello C1, è un livello un po' più alto di quello che viene richiesto dal Ministero, quindi è un obiettivo in uscita forte che la scuola si dà e che in linea di massima appunto tutti i nostri ragazzi riescono a raggiungere. Passiamo magari poi invece a raccontare l'altra anima dell'ufficio attività extrascolastiche. Vedete alle mie spalle una lista piuttosto corposa di possibilità di scambi, possibilità di appunto scambi di classe, scambi di merito, di soggiorni di studi estivi. Questa è un po' la fotografia di tutto quello che la scuola riusciva a organizzare pre-pandemia. C'è stato poi uno stop di questi due anni, le cose stanno lentamente riprendendo. L'obiettivo e la volontà anche di investire su un ufficio come il nostro e sul fatto di dare dei distacchi a dei docenti è quello di provare ad avere delle proposte che siano delle proposte di valore, di qualità per i nostri studenti e che riescano a coprire un po' tutto lo spettro delle lingue che si studiano nella nostra scuola. È chiaro che non tutti riusciranno a fare tutto, quindi gli studenti, non so, gli scambi di merito, ad esempio, sono dedicati a quegli studenti che effettivamente raggiungono le medie più alte ed è, diciamo, attraverso tutte le classi, si prendono studenti di tutte le classi. Gli scambi di classe vengono fatti con alcune classi in cui si studia, faccio un esempio, si studia francese, si fa uno scambio quella classe con una classe, con una scuola francese, i ragazzi nostri vengono accolti dalle famiglie in Francia e viceversa, gli studenti francesi vengono accolti dalle nostre famiglie in Italia. Quindi il panorama è diversificato, il desiderio è quello di offrire tante proposte diverse che poi vengono in modo mirato indicate a qualche classe, studenti, eccetera. La parte che noi speriamo di riprendere quest'anno è quella dei soggiorni studi estivi, soggiorni linguistici, diciamo, estivi. Anche questo si è fermato purtroppo in questi anni, ma contiamo di poter ripartire e offrire questa possibilità agli studenti dalla prima, diciamo, fino alla quarta, nei diversi paesi, appunto dal paesi anglofoni, ma anche appunto paesi in cui si parla francese piuttosto che spagnolo o tedesco. L'altra parte, diciamo, l'altra attività di cui si occupa l'ufficio è poi anche quello di coordinare, di aiutare i consigli di classe nel progettare e realizzare i viaggi di istruzione. Anche questi fanno parte di un pensiero e di un progetto didattico che il consiglio di classe sceglie per i propri studenti. L'ufficio attività extrascolastiche cerca di coadiuvare la classe nel realizzare questo progetto. Noi abbiamo una settimana di solito dedicata a questo tipo di spostamenti, per cui in quella settimana le classi che appunto riescono a organizzare poi fanno questi viaggi di istruzione. Basta dire che questo... Grazie. Sì, ecco, la cosa importante che ha sottolineato
Questa è l'offerta della scuola per tutte le sue classi. Abbiamo 50 classi, quindi è chiaro che, come diceva, non tutti fanno tutto, perché altrimenti sarebbe più le ore fatte o i giorni fatti all'estero. È sicuramente un'offerta importante, però la scuola va scelta non solo sulla base di questo, ma del percorso e della proposta didattica di cui parlavamo. Mi è venuto solo in mente, ecco, un'altra cosa che ci caratterizza, anche il fatto di riuscire a fare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con l'estero. C'è anche questa possibilità. Sì, poi magari ne parliamo magari poi tu. Okay. Un'altra attività che ci caratterizza, che è importante, e che è anche questa è un'attività pomeridiana, che viene svolta quindi al termine delle lezioni, che è l'MUN, che è la simulazione delle assemblee delle Nazioni Unite. La scuola ha dei pomeriggi dedicati a preparare i nostri studenti a questo tipo di attività, e anche questa è un'attività gratuita, come tutte le attività pomeridiane che organizziamo. Qui farei parlare una delle studentesse, Aurora, che partecipa a questi workshop e poi alle attività dell'MUN. Funziona. Sì, allora, grazie preside. Io sono Aurora, sono una studentessa che frequenta il MUN da qualche anno ormai. E prima di tutto, che cos'è il MUN? Allora, il MUN è un laboratorio pomeridiano che appunto caratterizza la nostra scuola, e è un laboratorio in cui noi, totalmente in inglese, simuliamo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi ognuno di noi rappresenta una delegazione di un paese, e di due settimane in due settimane viene scelto un argomento che scegliamo noi, diciamo, a seconda di quelle che sono le tematiche più importanti, diciamo, a livello globale, e si discute di quel paese, e ognuno di noi deve rappresentare quello che è il punto di vista, la politica di quel paese, e da questo appunto scaturisce un dibattito che porterà poi all'approvazione, diciamo, di una risoluzione. E è appunto un progetto che ci caratterizza molto, e è un progetto che, svolgendosi in inglese, dà sicuramente la possibilità di migliorare parecchio la lingua e di imparare a parlare anche in contesti formali, perché essendo appunto una simulazione di quello che è un organo, diciamo, internazionale, il linguaggio che usiamo è un linguaggio formale. Inoltre migliora tantissimo la capacità di parlare in pubblico. Io per esempio non sarei stata in grado di parlare davanti a così tanta gente probabilmente in prima, però questo laboratorio mi ha sicuramente aiutato, e è una capacità che appunto serve tanto anche nella vita in generale, e sicuramente permette di conoscere tantissime persone all'interno della scuola, perché è aperto a tutte le classi, sia del liceo che dell'ITE, senza nessuna, diciamo, distinzione a livello di età o di preparazione linguistica, per cui permette sicuramente di conoscere tantissima gente, e permette anche di viaggiare. Infatti ci sono delle conferenze che vengono organizzate sia da noi ma anche da altri paesi nel mondo. Per esempio quest'anno ci sono state, diciamo, proposte varie conferenze, vi cito solo alcuni: ci sarà Atene, ci sarà Porto in Portogallo, ce ne sarà una in Francia, negli anni passati ce ne sono state per esempio ad Amsterdam o a Barcellona, insomma le scelte sono tantissime, e anche noi come scuola organizziamo la nostra conferenza qua a Milano all'Università Bocconi, che si tiene nella seconda metà dell'anno, diciamo ad aprile, in cui siamo noi, diciamo, la vera organizzazione di questa conferenza. E diciamo, ve l'ho spiegato un po' a livello generale, secondo me è un laboratorio molto valido, che, diciamo, su cui noi e anche come scuola puntiamo molto, e quindi niente, lo consiglio tantissimo. Se poi volete fare ulteriori domande, ulteriori informazioni, dopo ci saremo noi in Aula MUN, che è l'aula qua alla fine del corridoio, quindi se volete poi vi aspettiamo tutti. Grazie Aurora. Sì, anche in questo caso c'è un gruppo di docenti dedicato che segue i ragazzi, due docenti di inglese e due conversatori che coadiuvano, preparano i ragazzi per queste assemblee che fanno parte di un circuito internazionale, appunto, a cui noi aderiamo,
e vi ha citato appunto quelle che sono previste per questo anno scolastico che abbiamo fatto in passato. L'altra cosa che forse non vi ha raccontato è che in questo caso gli studenti più grandi diventano un pochino degli accompagnatori, dei tutor di quelli più piccoli che magari agli primi incontri si trovano in difficoltà rispetto a questo tipo di attività, e quindi c'è anche una forma di educazione tra pari che è particolarmente significativa. Sì, questo aspetto forse preside, possiamo qui a scuola, questa idea che i grandi possono aiutare i piccoli è un'idea che è nata un po' nel periodo della pandemia, ci siamo poi accorti che può essere molto utile, e tra le attività che sponsorizziamo c'è anche una sorta di tutoraggio fatto dai ragazzi delle quarte e delle quinte per i ragazzi del biennio, in particolare proprio sulle materie come un po' un aiuto, ma anche molto sull'organizzazione, sul metodo di studio. Quindi i ragazzi di prima e seconda possono proprio chiedere di essere seguiti attraverso poi il nostro ufficio delle PCTO che poi vi racconteremo, ed essere affiancati da un compagno più grande. Quindi diciamo questa attenzione verso i nuovi arrivati è molto forte, molto presente. Cioè diciamo forse l'MUN ci ha un po' insegnato, ci ha dato questa idea e adesso si è diffusa un po' a tutta la scuola, a tutto il polo. Come accennava la professoressa Polacco, c'è anche un ufficio PCTO, quella che comunemente viene chiamata ex alternanza scuola-lavoro, che sono i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Gli studenti devono svolgere una serie di ore PCTO diverse tra il liceo linguistico e l'istituto tecnico economico. Noi organizziamo una serie diverse di attività PCTO, attività organizzate dalla scuola, quindi che i ragazzi svolgono all'interno della scuola. Ad esempio avete visto gli studenti che vi hanno accompagnato o che rispondono alle vostre domande, sono parte di un progetto PCTO dove i ragazzi sostanzialmente ci coadiuvano nella gestione degli open day. La professoressa Polacco vi accennava, c'è il progetto Mascotte, quindi i ragazzi più grandi che aiutano i ragazzi più piccoli, soprattutto del biennio, nell'organizzazione dello studio nel corso dell'anno. E poi abbiamo, ad esempio, vi facciamo vedere un breve filmato di alcuni... Non c'è, scusate. No, lo vedrete magari sul sito, ma abbiamo un problema di audio e non riusciamo a perché a casa non riescono a sentirlo, ok. Ed è ad esempio il caso di attività, noi accompagniamo dei gruppi a Norimberga dove svolgono chiaramente approfondimenti linguistici perché studiano la lingua tedesca, ma svolgono anche delle attività PCTO. Sì, oltre a Norimberga c'è anche un viaggio a Londra. Anche questo viaggio ha queste due anime, quindi c'è la parte proprio di studio, diciamo di immersione nella lingua, ma poi c'è proprio tutta una parte del viaggio dedicata all'attività lavorativa, quindi i ragazzi in Germania e in Inghilterra poi spendono parte del loro tempo in negozi, attività commerciali, proprio per mettersi alla prova, quindi mettersi alla prova con la lingua straniera e anche imparare a conoscersi di più. PCTO, questa sigla, sta per percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi queste ore servono anche a capire che cosa voglio essere da grande, che cosa voglio fare, anche in chiave negativa. Io ho tanti miei alunni che mi hanno detto: prof, lavorando in un negozio ho capito che non voglio fare un lavoro a contatto con il pubblico, per esempio. Quindi noi... Allora, chiaramente io vi parlo soprattutto anche all'ITE, dove le ore sono molto di più, cerchiamo proprio di incoraggiare i ragazzi a mettersi alla prova, andare anche magari a iniziare ad assaporare quelli che potrebbero essere poi gli sbocchi lavorativi futuri, proprio perché chiaramente i ragazzi ITE svolgono anche 150 ore, che sono poche ma non sono pochissime, e queste attività li mettono proprio a contatto, prima di tutto un po' mettere alla prova le loro competenze che stanno imparando qui a scuola, e poi anche proprio le proprie competenze personali, la propria attenzione a preferisco un'attività, interessi in ufficio, preferisco un'attività a contatto col pubblico, voglio usare le lingue, non le voglio usare, tutte queste attività insomma poi permettono ai ragazzi di terminare il percorso di studi con un'idea di sé
un po' più ampia e molto più completa e più profonda rispetto chiaramente quando iniziano il percorso. Sì, ci sono ad esempio attività che sono con associazioni di volontariato, dove quindi vengono a conoscenza di realtà diverse, che magari per le quali non è necessaria la conoscenza della lingua o non usano la lingua, però queste competenze trasversali devono proprio aprire al mondo esterno. Ci sono delle attività, ad esempio noi collaboriamo con il FAI, quindi i ragazzi fanno i ciceroni per un giorno e quindi collaborano come ciceroni in alcuni momenti, il FAI d'autunno e il FAI di primavera. Quindi sono proprio attività che sono rivolte a diversi ambiti, proprio con l'obiettivo di dare loro il panorama di quello che è anche il mondo che li circonda. Passiamo a un altro ufficio ancora? Un ufficio, sì. Un altro ufficio che prevede anche in questo caso un gruppo di docenti dedicati, sono comunque docenti ma che si sono specializzati nella attenzione a quello che sono le situazioni particolari, quindi bisogni educativi speciali o i DSA. Quindi in questo ufficio ci sono dei docenti che sostanzialmente mantengono i contatti con gli studenti, con le famiglie e con i consigli di classe in tutte quelle situazioni di cui appunto vi dicevo, con l'obiettivo di creare dei percorsi, dei piani didattici personalizzati che debbano tener conto di tutte appunto le eventuali problematiche che può avere uno studente DSA o uno studente BES. Questo ufficio quindi è proprio dedicato a questo e anche qui vorrei sottolineare l'importanza che diamo all'inclusione di tutte quelle situazioni particolari che richiedono un'attenzione particolare e che ha questo gruppo di docenti dedicato. Piano delle arti e corsi pomeridiani. Allora, come dicevamo, la scuola ha un vasto panorama di attività pomeridiane che vanno dallo studio di altre lingue. Quest'anno abbiamo attivato corsi pomeridiani di arabo, di giapponese, oltre ad altri approfondimenti, il corso di russo per chi magari non lo studia durante l'orario curricolare. Poi ci sono altre attività. Abbiamo un coro che si occupa quindi di il cosiddetto coro multietnico diretto da un nostro docente che ad esempio ha fatto delle rappresentazioni nelle nostre giornate dedicate alla solidarietà piuttosto che altre attività. Ci sono dei gruppi autogestiti, quindi dei gruppi di studenti che utilizzano gli spazi della scuola per lavorare, ad esempio mettono in scena un musical tutti gli anni e che viene poi rappresentato in un teatro qui di Milano. Tutte queste attività pomeridiane sono gratuite, avvengono negli spazi della scuola e sono rivolte a tutti i nostri studenti sulla base delle loro inclinazioni e delle loro scelte. Organizziamo due concorsi, un concorso video che è Semi al Futuro Film Festival, dove partecipano scuole nazionali e internazionali con la realizzazione di video da parte degli studenti in collaborazione con l'Università Naba, che è centrato sul video sugli obiettivi di Agenda 2030, un concorso di poesia dedicato al poeta Maiorino. A volte mi chiedono, preside, ma dobbiamo fare tutte queste attività? Ovviamente no, queste sono tutte attività che la scuola offre, che i ragazzi possono provare, possono anche decidere di non seguirne alcuna. A volte ho dei genitori preoccupati, ma io devo passare tutti i pomeriggi qui a scuola. Non è così, nel senso che la scuola offre tanto, ma è anche una scuola molto numerosa, quindi cerca di rispondere a tante esigenze diverse che i nostri ragazzi hanno. Però allo stesso tempo abbiamo anche studenti che sono atleti e quindi non hanno magari tempo di dedicarsi al pomeriggio al coro o al musical. Ovviamente questo va un po' ai gusti dei ragazzi, anche un modo appunto, come già vi diceva Aurora prima, per uscire magari dalla propria classe, conoscere altri compagni, mettersi alla prova,
Per esempio, avete in mano, penso molti di voi, il giornalino della scuola è completamente autogestito, i ragazzi si trovano, scrivono, fanno interviste. È proprio è uno spirito che loro hanno e che vogliono dare un servizio alla scuola, ma è anche un modo per mettersi alla prova e insomma divertirsi, perché anche tante di queste attività si divertono. Sì, abbiamo, da quest'anno avremo anche un gruppo sportivo, quindi un gruppo di studenti che con un docente di scienze motorie si dedicheranno allo sport. Le offerte sono tante, tenete presente che abbiamo circa 1200 studenti, quindi suddivisi su tutti questi gruppi e, come diceva la professoressa, alcuni no. Aula Confucio. Sì, tra le attività pomeridiane extrascolastiche noi abbiamo appunto dal 2015 una collaborazione con l'Università degli Studi di Milano che ci permette di avere qui un'aula Confucio. Che cos'è un'aula Confucio? È sia fisicamente un'aula, quindi uno spazio, sia un luogo dove noi diciamo aiutiamo i ragazzi della scuola a entrare ancora di più a contatto con la cultura cinese e con la lingua, soprattutto vi dico con la parte culturale che magari riusciamo a fare meno, dico riusciamo perché io insegno cinese qui a scuola, riusciamo a meno a fare in classe, quindi proponiamo corsi di diversi tipi, di calligrafia, proponiamo corsi di danze, di arti marziali, di musica, facciamo per esempio un corso di Guzheng, che è uno strumento classico cinese, una specie di arpa distesa, e tutto questo viene svolto gratuitamente, i ragazzi possono partecipare a questi corsi, sono dei corsi pomeridiani, anche questi semplicemente per chi vuole frequentarli. Un'altra cosa che facciamo in questi pomeriggi, ci dedichiamo anche alla preparazione di alcune certificazioni che non vi nascondo, a volte per cinese sono un po' più complesse, soprattutto i livelli alti rispetto magari alle lingue europee, e da tanti anni prepariamo anche una competizione internazionale che vedete qui, si chiama Chinese Bridge, che è una competizione di lingua e talenti legati al mondo e alla cultura cinese, che è una competizione nazionale in cui partecipano tutti gli studenti d'Italia che studiano cinese. E diciamo i nostri studenti riportano sempre degli ottimi risultati. Puoi continuare? Continuo, sì. Un ultimo ufficio, anche se qui non si chiama così, la scuola ha anche un ufficio dedicato a tutta la parte digitale della scuola. Ormai il digitale è entrato nella vita scolastica di tutti in maniera prorompente durante la pandemia, ma per fortuna diciamo la Manzoni il Polo è arrivata già preparata, perché dal 2018 abbiamo iniziato una partnership con Google for Education e questo ci ha permesso diciamo di sopportare il periodo della pandemia magari un po' meglio rispetto ad altre scuole, e ci ha lasciato come insegnamento diciamo un'integrazione dell'uso del digitale nella didattica. In particolare vi dico un paio di cose che facciamo: i ragazzi all'iscrizione, quando diventano nostri studenti, a loro viene data una casella di posta @lamanzoni.it, che in realtà è una email Google, Gmail, che però è gestita dalla nostra organizzazione. Questo cosa vuol dire? Che in questa mail, che poi gli dà accesso a tutti gli applicativi della suite Google, quindi il calendario, Meet, il Drive, Classroom, che magari già conoscete, però è gestita da noi. Quindi è una mail protetta e in questa mail loro non ricevono spam, non ricevono comunicazioni dall'esterno, è proprio uno strumento di lavoro, è uno strumento didattico con cui loro comunicano tra di loro, si organizzano, comunicano con noi docenti, con gli uffici della scuola, e che però gli permette e li segue 5 anni di proprio avere uno strumento che funziona molto bene, ma diciamo che non è aperto all'esterno, ma è comunque gestito da noi, quindi per anche tutte le cose che non funzionano sanno a chi rivolgersi. Quindi è anche per noi, io dico spesso, i ragazzi con quella mail imparano anche un po' la differenza tra chicca06@gmail.com e la loro mail di scuola. Quindi il linguaggio che uso quando parlo con un professore è diverso, come si usa un'email, l'oggetto, l'intestazione, la firma, anche queste parti sono importanti per crescere. Una cosa che anche abbiamo introdotto
è il diritto alla disconnessione. Cioè la pandemia ci ha insegnato che sì, certo, il digitale ci serve, però abbiamo anche diritto a disconnetterci. Quindi, diciamo, da 2 anni, Preside, sì, stiamo cercando di non utilizzare la mail di domenica e di non scriverci dopo le 17, proprio perché i ragazzi e noi in primis professori ci sia anche un momento in cui abbiamo il diritto di non dover leggere le mail, perché immaginate, penso sia successo a tutti voi, email che arrivavano a qualsiasi ora, compiti mandati a 1 di notte, ecco, questo noi cerchiamo proprio di non farlo più. Le email si possono programmare, si insegna ai ragazzi a farlo e permette anche a loro di organizzarsi meglio, cioè proprio organizzare il lavoro, organizzare il pomeriggio e avere anche un tempo che sia libero dallo studio. Oppure si studia senza scrivere email a noi. Senza scrivere email. Dunque, la scuola è, come dicevamo, una scuola paritaria ed ha un numero chiuso, perché l'investimento del Comune di Milano su questa scuola è già notevole e non ci consente quindi di accogliere tutte le richieste. Già così vi assicuro che è una fatica non da poco dover gestire così tanti studenti. Quindi abbiamo introdotto da alcuni anni il test d'ingresso per accedere. Il test si svolgerà il 13 dicembre e a breve pubblicheremo anche il regolamento del test. È un test di 60 domande distinte in 2 blocchi, una parte di cultura generale e una parte di logica. Cultura generale molto varia e soprattutto molto legata anche all'attualità, perché la cosa importante è che noi vogliamo anche degli studenti curiosi, devono avere questa passione per la città, per il mondo che li circonda, italiano e poi, come avete visto, anche straniero, extraeuropeo. Quindi c'è questo test, il test per ora noi pensiamo che se la situazione sanitaria rimane tale sarà in un'unica sessione, non ci sono altre date perché è interamente organizzato dalla scuola, se non l'elaborazione, la correzione del test che viene fatto ovviamente da un'associazione specializzata, quindi è in quella giornata. Seguite il sito dove troverete tutte le istruzioni e il regolamento e qualora, come è successo nel 2020, con la pandemia ad esempio non è stato possibile farlo e quindi abbiamo fatto poi un sorteggio. In linea di massima, augurandoci che la situazione sia quella attuale, si svolgerà in quella giornata, il pomeriggio. Sul sito trovate nella parte Open Day i test che abbiamo utilizzato negli anni passati. Il test è lo stesso ovviamente per tutto il polo, quindi sia per l'ITE che per il liceo. Come ci si prepara al test? Domanda che ci arriva sempre. Non consigliamo nessun test, nel senso che quello che consigliamo è appunto, se volete farvi un'idea, di guardare i test passati, ma appunto la curiosità, leggete, fate leggere, discutete con i ragazzi dell'attualità, qualche domandina in inglese c'è, sì, lo ammettiamo. E qualche domanda di grammatica italiana. L'abbiamo messa. Poi c'è un po' di tutto, scienze, matematica, giochi di parole, nella parte di logica soprattutto, con i numeri, con le lettere, con le parole, comprensione del testo, quindi ci sono dei test che loro devono leggere, poi una serie di domande. Però sul test, se volete capire un pochino la tipologia, trovate i precedenti e la gestione, cioè la stesura è più o meno la stessa tutti questi anni. Il test viene preparato non tanto su quello che è il programma della terza media, perché è molto vasto e molto diverso a seconda delle scuole, quindi come dicevamo legato più invece a curiosità, attualità e cose di questo tipo. E prima di concludere io invitavo la signora Mantegazza, che è diventata anche parte del consiglio d'istituto. Allora, qui rappresenta invece l'associazione Amici della Mangioni. I genitori in questa scuola sono una parte attiva che collabora con noi, che ci sostiene, ci ha sostenuto in particolare direi durante la pandemia, quando avevamo bisogno di webcam piuttosto che ed era tutto molto complicato, e quindi ci sostengono
e collaborano, come dicevo, con noi in tutte quelle situazioni in cui magari l'apporto di un genitore è particolarmente importante. Sì, buonasera, come ha già detto la Preside, sono in rappresentanza dell'associazione che si chiama Amici della Manzoni, l'associazione genitori insieme alle mie colleghe mamme. Esattamente come diceva la Preside, noi cerchiamo di sostenere e collaborare laddove possiamo le attività della scuola, che come avete capito sono tantissime e molto belle. Potrei farvi milioni di esempi, ma abbiamo borse di studio per alunni meritevoli o in difficoltà, abbiamo sostenuto i premi dei vari concorsi, quindi poesia e film festival, proviamo a coordinare o a sostenere i ragazzi in alcune loro attività. L'anno scorso hanno fatto una raccolta meravigliosa di beni e denaro per l'Ucraina, data l'emergenza, e li abbiamo un pochino sostenuti. Organizziamo incontri, webinar su tematiche pedagogiche o educative o comunque di interesse evidentemente per le famiglie. In generale direi che proviamo a tenere in piedi una collaborazione, un dialogo con la scuola, con il consiglio d'istituto e con i ragazzi nelle loro rappresentanze istituzionali, ma anche molto più semplicemente insomma nelle loro esigenze immediate. E mi sembra che sia una collaborazione piuttosto felice, noi la viviamo felicemente, naturalmente è su base volontaria e direi questo. Se abbiamo una mail che è info@amicidellamanzoni.it, cioè non lo so, però lo so, info@amicidellamanzoni.it, se avete qualche curiosità o domanda potete scrivere laddove possiamo, giusto. Laddove possiamo volentieri vi rispondiamo, per esempio io avevo scritto per capire dove trovare i test, per far allenare mia figlia sui test, e abbiamo anche un Instagram che si chiama Amici della Manzoni con i due trattini, i due underscore, amici trattino basso della... Se volete curiosare vi fate un'idea del un pochino del tipo di attività che cerchiamo di tenere in piedi. Grazie. Sì, come vi dicevo appunto è una collaborazione, non so, nella nostra giornata della solidarietà che vabbè in questi anni abbiamo dovuto sospendere ma che speriamo di riprendere in questo anno scolastico. Siamo tutti insieme a scuola l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale e raccogliamo fondi, quindi per associazioni che vengono scelte dagli studenti e dai docenti, ed è un momento molto particolare dove appunto ci sono tutte le componenti, le mamme che fanno le torte, la pesca di beneficenza e quant'altro, che ci vede tutti a partecipare a questa giornata. Diamo via le domande? Ok. Magari ci sono delle domande, rispondiamo prima, sì. Allora, non è, qui la domanda era se è richiesto un livello minimo di conoscenza delle lingue. Allora, tutte le lingue, ad eccezione dell'inglese, iniziano il primo anno, direi proprio, dall'inizio, nel senso che uno può non aver studiato questa lingua alla scuola media, ma il programma inizia chiaramente anche per l'inglese, anche se... Ovviamente, poiché l'inglese ormai lo stanno studiando dalla scuola materna, forse sì. Alcuni. Quindi magari il percorso di studi sull'inglese è un pochino più veloce, però tenete presente che c'è lo sportello e quindi non è richiesto nessun livello minimo perché poi vengono affrontate tutte le problematiche. Posso dire una cosa sulla scelta delle lingue? Non è che voglio portare l'acqua al mio mulino, assolutamente. Molte volte ci chiedono, io mi occupo dell'orientamento in entrata, quindi molte volte i ragazzi mi chiedono, ma io devo per forza fare la lingua che ho fatto le medie? Ho studiato spagnolo alle medie, devo fare le medie anche al liceo? La risposta secondo me è no, proprio no. Fate la lingua che vi chiama, che vi piace, che vi interessa, perché non vi preoccupate, in classe gli altri hanno già fatto 3 anni di tedesco, non c'è veramente nessun problema, si riparte da zero e il livello raggiunto dai compagni nei 3 anni delle medie, alla fine della prima sono tutti allo stesso livello, quindi... E in più, l'altra cosa che io spesso dico è se vi piace il progetto didattico di questa scuola, non vi fate bloccare dalla scelta delle lingue. Io ho degli studenti che mi dicono, prof, l'ultima cosa che volevo fare era il cinese, poi l'ho iniziato e mi sono innamorato. Quindi non è neanche detto che a volte certi preconcetti che si hanno finché non ci si mette alla prova... insomma, datevi l'opportunità. Se questa scuola vi piace...
anche se magari non avete esattamente le lingue che volete, fateci un pensiero. Io credo che il progetto didattico del Polo va anche al di là delle lingue che si scelgono. Certo, sono importanti e vanno studiate, però secondo me c'è qualcosa in più. Dunque, gli abbinamenti li avete visti, voi li scegliete all'atto della preiscrizione, cioè iscrizione al test, e quella è la scelta sulla base della quale poi appunto sarà stilata non tanto la graduatoria che in base alle, ma sulla base della quale avrete assegnato il posto se siete tra i primi della graduatoria del test. Dopodiché chiaramente può essere che l'abbinamento linguistico che avete scelto non sia più disponibile, in quel caso la segreteria vi contatta e vi propone un abbinamento alternativo. Quello che diceva la professoressa, se la scuola in generale vi piace per quella che è la sua offerta formativa, poi sullo studio delle lingue si scoprono a volte passioni che non si pensava si potessero. Il cinese ad esempio spaventava molto i primi anni, adesso viene scelto proprio anche consapevolezza, e quindi insomma c'è tutto un progetto che va oltre lo studio della singola lingua in sé. Il numero di ore delle tre lingue è identico, dunque la terza lingua inizia il secondo anno con 3 ore e poi prosegue nel triennio con 6 ore settimanali, invece la seconda lingua, che inizia il primo anno con 5 ore, prosegue fino in quinta, più o meno, direi che abbastanza simile, questo per il liceo linguistico. Per l'ITE invece la prima lingua sono... La prima e la seconda lingua si studia per 4 ore tutti e 5 gli anni, mentre la terza lingua si inizia con 3 ore nel biennio e poi va equiparata alle altre due. Quindi però ovviamente nella terza lingua c'è un livello d'uscita un pochino più basso, ma questo è normale, all'ITE è previsto così anche a livello ministeriale. Dunque, i posti disponibili sono 25 per ogni prima, tranne la prima che si sdoppia su russo e tedesco, dove i posti sono 26, questo sia per il liceo che per l'ITE. Non ci sono altri criteri d'accesso, una volta fatto il test noi pubblicheremo la graduatoria e sulla base della graduatoria avrete la possibilità di iscrivervi se superate il test. Ci sarà soprattutto per il liceo una lista d'attesa, chiaramente a scorrimento nel caso di rinunce che a volte avvengono. Non ci sono altri criteri, quindi il test è l'unico criterio che abbiamo adottato in questo, da alcuni anni ormai, direi una decina. Non ci sono sezioni distaccate, questa è l'unica struttura, è molto grande, riesce ad accogliere tutte le nostre classi, con 2 palestre, 2 biblioteche, l'aula magna, quindi insomma direi che... Sì, poi dopo potrete fare un giro. Volevo fare una piccola, 2 parole sul giro scuola che poi i ragazzi vi porteranno a fare. Chiaramente questo open day serale è un po' un open day diverso, la scuola è in parte vuota, come vedete, in altri piani ci sono altre attività che la nostra struttura ospita, quindi farete un giro un pochino più condensato, mi dispiace, però comunque potrete vedere insomma parte di quello che sono le strutture, le classi. Chiaramente per esempio vedrete gli uffici vuoti perché sono attivi la mattina. Ci sono domande qui? Prego, Barbara. Grazie. Buonasera, una cortesia, dalla data del test d'ingresso quanto passa per sapere? Allora, circa una settimana. Ok. Una settimana viene pubblicata la graduatoria, il regolamento, vi dicevo, sarà pubblicato nei prossimi giorni, entro comunque la fine di novembre. Troverete che i primi 150 posti per il liceo e i primi 38 per l'ITE sono indipendentemente dalla residenza, poi il Comune di Milano dedica il restante, diciamo, posti ai residenti in Milano prima dei non residenti. Questa è una condizione legata alla, appunto, alla tipologia di scuola, all'ente
gestore. C'è da dire che già praticamente la maggior parte dei posti vengono assegnati in base al merito, perché 150 per il liceo e 50 per l'ITE, siamo al numero massimo di posti che è 250. Grazie. Dunque, costo retta, la retta adesso è appena stata adeguata, è comunque 352, non ricordo, ma intorno ai 300 euro. Ed è così, appunto, vi dicevo, è stata adeguata adesso, dopo penso almeno una ventina d'anni in cui è mantenuta tale, è rimasta tale. La religione alternativa, numero di ore, tipo di attività alternative. Allora, l'ora di religione, l'insegnamento della religione cattolica è un'ora alla settimana, non ci sono attività alternative. I ragazzi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno uno spazio dove si dedicano allo studio individuale, sempre vigilati da un docente, ma non ci sono, è una scelta del collegio docenti, non ci sono attività alternative. Posso? Sì, buonasera. Prego. Scusi, una domanda. Prima scelta, seconda scelta, ma si partecipa comunque alla stessa classifica? È sempre lei? Allora, la graduatoria è una. Sì, io viaggio di qua, viaggio di là, perché siccome c'è ancora dell'indecisione, non capiamo ancora quale fare. In realtà potete scegliere di fare il test per il liceo, solo per il liceo, solo per l'ITE o per entrambe. E si partecipa a tutte e due? Sì, poi non conta prima, troverete il nome, il codice in entrambe le graduatorie. Ok, esatto. Però non ha più peso la prima scelta rispetto alla seconda? No. Ok, grazie, gentilissimo. È previsto l'exchange di un anno in una scuola all'estero? Parla di mobilità studentesca? Quello che è previsto dal MIUR? Allora, quella è un'attività che si può svolgere al quarto anno. Lo studente di tutte le scuole può decidere di svolgere un anno all'estero. Queste attività non sono organizzate dalla scuola, ma la scuola chiaramente ha tutto quel, diciamo, tutoraggio nei confronti dello studente che frequenta un anno, sei mesi o tre mesi. Tutoraggio nel senso che lo studente all'estero frequenta una serie di discipline che molto spesso non sono chiaramente equiparabili alle nostre o non sono proprio le stesse materie. In ogni caso hanno un docente tutor all'interno del consiglio di classe che li aiuta e li coadiuva soprattutto per il ritorno, perché questa attività si può svolgere al quarto anno e rientrano alla fine del quarto anno e iniziano la quinta con l'esame di Stato. Però ci sono nostri studenti, stanno aumentando ultimamente il numero di studenti che frequenta un periodo all'estero, nel primo quadrimestre e nel secondo tutto l'anno. Ho letto che ci sono dei licei che fanno un percorso didattico in 4 anni. Volevo sapere sì, è l'abbreviazione del percorso. Allora, noi ci stiamo ragionando, abbiamo un monte ore molto vasto, molto alto, perché rispetto agli altri licei, se avete appunto visto il piano di studi, e quindi vorrebbe dire sacrificare alcune delle cose che invece riteniamo importanti e che ci caratterizzano. Per ora no. Grazie, buonasera. Ma molto pragmaticamente, del test ha detto che ci sono 60 domande, in quanto tempo? 2 ore. 2 ore. Ed è superato con 31 per il liceo e con 28 per l'ITE. Ok, grazie. Il superamento del test non è vincolante per l'iscrizione, no, è vincolante. Per... Se lo si supera, si è obbligati a iscriversi. No, beh, allora, se lo si supera non si è obbligati a iscriversi. Non obblighiamo nessuno. Non ci mancherebbe. Però per poter accedere bisogna superare il test, questo sì. Sì, magari un consiglio che diamo e poi chiudiamo, abbiamo i ragazzi che vi aspettano per il giro scuola. Chiaramente se al superamento del test siete, diciamo, nella parte alta della graduatoria, quella che vedrete in verde, diciamo, il posto è garantito. Se invece siete nella, diciamo, lista d'attesa, quindi zona gialla, potete anche iniziare comunque il percorso di iscrizione presso qualsiasi altra scuola statale
di vostra preferenza. In quel modo avete il vostro posto garantito presso l'eventuale altra scuola. Se qui si apre una disponibilità, la nostra segreteria vi chiama e poi potete scegliere di venire da noi. Quindi così che, insomma, perché a volte magari la lista scorre un po' lentamente, quindi a voi avete una tempistica allo stato che è il 31 gennaio. Sì, fine gennaio. Noi chiudiamo le iscrizioni al 22, mi sembra la data, adesso la verrà pubblicata, 22 di gennaio, in modo che chi non fosse o fosse in lista d'attesa possa essere chiamato in tempo. Però lo scorrimento della graduatoria è un pochino più lento, perché si fanno delle proposte, magari non c'è l'abbinamento linguistico scelto, quindi l'idea di guardare comunque un'altra scuola che può essere un'alternativa nel caso non si riesca ad entrare, questo sì, è fondamentale. Allora chiamo il nostro staff, Federico, ragazzi. Grazie Federico. Primo giro? Primo giro delle 18 con i ragazzi, gli altri possono aspettare gli altri giri in atrio. Buonasera. Poi vi recuperano, il nostro staff vi recupera. Buonasera.